Che cos'è questo? Kakoseko. Come si chiama in giapponese? Hoshigaki. Perché si chiama così Hoshigaki? Hoshi per stendere fuori, no? Perché questo qua praticamente che cos'è? Il Kakoseko, come ha detto lei, e in Giappone si fa mettendolo fuori al sole. Quanto tempo ci deve stare? Qualche mese, tipico di autunno e inverno in campagna. Questo qui viene, è un tuo caco, è un caco dei tuoi genitori che ha, invece ha fatto la mamma della moglie del tuo fratello, poi l'ha realizzato. Qualche anno fa, anzi tutte le volte che vado a, che sono stato sulla Nakasendo durante il camminamento, insomma, ci sono un sacco di piante di cachi e molti fanno appunto Hyoshigaki. Costano un sacco di soldi, vero? Sì. Quanto costa l'uno, più o meno? Con 5 pezzi di yen. Vabbè, questo è poco, cioè io l'ho visto anche a molto di più. No, tipo, perché io non ho mai comprato. No? Appunto, tipo che ne so, 1000 yen l'uno, anche una roba del genere. E sono dolci, dolci di fatto, no? E adesso andiamo a mangiarlo. Aprilo, vai, cioè tagliala così facciamo anche vedere dentro com'è. Guarda bello che è diventato. Hoshigaki, osu vuol dire praticamente stendere al sole, no? Osu. Bello, eh? Sì. Mio, lo vuoi? Perché no? Non lo vuoi? Come? Ah, sta giocando Animal Crossing perché è pratico di queste cose qua. Questo mi piace mangiare anche con formaggio cream cheese. Cheese. E cream cheese con noci. Okay. Con le noci? Buono? Molto dolce? Allora, dentro è morbido, poi fuori. Com'è dentro? Morbido. Bello, guarda bello che è. Buono. Miva, sicuro che non lo vuoi te? Miva? Ok. A questo qui semi, ok. Come fa a diventare così candido? Cioè, ma viene solamente messo al sole o ci fate qualcos'altro? Non penso di no. Però prima di stendere va lavato con alcolico. Ah sì? Che alcol? Tipo. Tipo la grappa giapponese, quindi? Penso, La pelle non si mangia? Sì, si mangia. Ok, perché mi sembrava che non l'avessi mangiato. Cavolo, sembra adesso lo mangio anch'io. Questa dicevo appunto che è una grande specialità dell'autunno giapponese. La trovate da tutte le parti se venite in autunno, e non è economica, come dicevo. Poi per vedere tutti i cachi davanti a casa è bello anche, no? Sì, ora dico, se infatti riesco a trovare, quando sono andato sulla Nakasendo, ve l'ho già fatto vedere com'erano. Me lo fai mangiare anche a me adesso? Adesso lo mangio anch'io. Che c'è? Niente. Che si vede a casino? Buono! Sì. Ma questa cosa bianca sopra ce l'ha messa dopo o no? E diventa così, no? Ma tutto così? Secondo me. Buono. Chiediamo a mamma di acqua. Attenzione. Quelli che muoro, come dice Bastianic. Se mangio questo, muoro. Hai capito chi è Bastianic, sì? Sì. Di? Joe Bastianic. Se parli con Michael Jordan magari, oppure Roger Taylor, non viene in mente niente, però Joe Bastianic, sì, grande Joe Bastianic, ti conosce addirittura Yuri, quindi vuol dire che sei famosissimo. No, ma ti scherzi. Beh sì, quelle cose che hanno a che fare con il cibo si ricordano sempre bene. Grazie a tutti per aver visto questo video. Hoshigaki, se venite in Giappone nel periodo autunnale, comprateli e vi consiglio di mangiarli perché sono molto buoni, anche se non sono molto economici, però insomma si parla di comunque qualcosa di accessibile. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao ciao. Viva. Ciao.